Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come. È ormai un noto personaggio della TV, Gemma Galgani è una storica protagonista di Uomini e Donne. Uno dei suoi ultimi annunci è piuttosto triste e arriva tramite le storie di Instagram. Ci pensano, però, i suoi fan a darle il giusto supporto. È una delle storiche protagoniste del trono, over di Uomini e Donne, sempre alla ricerca dell'altra metà della mela che, però, non sembra essere dietro l'angolo. Chissà cosa riserva il futuro, a livello sentimentale, per la bella Gemma Galgani. E chissà se tra i suoi cavalieri alla fine ci sarà la persona giusta per lei. La ricerca del vero amore è sempre impegnativa, in effetti. E incontrarsi sullo stesso terreno di gioco, in quanto a valori, punti di riferimenti, progetti, può essere complicato. Intanto, però, ecco spuntare un annuncio veramente triste, relativo a un evento doloroso per lei. Fortunatamente, però, c'è l'affetto dei suoi fan a confortarla sempre. Gemma Galgani, ecco il suo triste annuncio. Gemma Galgani ha trascorso l'ultima stagione di Uomini e Donne sempre alla ricerca del suo grande amore, anche se forse la sua posizione è stata un po' defilata rispetto all'amica Ida Platano. Quest'ultima è stata un po' più al centro dell'attenzione. Per la dama torinese c'è poi stata, negli ultimi tempi, la sorpresa rappresentata da Giovanni e c'è stata una esterna con lui. Se Gemma riuscirà a trovare il suo amore per la vita è un grande punto interrogativo. Non si tratta di una ricerca facile e non è detto ci si debba accontentare. Lei, a dire il vero, suscita un po' di critiche per via del suo carattere e c'è chi la attacca, in testa l'opinionista Tina Cipollari. Ma del resto ognuno ha i suoi difetti. In ogni caso, sempre a proposito di amore, sembra che uno lo abbia perso, con grande dolore. Ecco il suo annuncio triste. Ti amo, i fan si stringono a lei. In cosa consiste, dunque, il triste annuncio della famosa dama di Uomini e Donne? È l'anniversario della morte del suo gatto e lei gli riserva una dolce dedica, un ricordo e un pensiero. La morte del proprio quattro zampe può essere, infatti, una circostanza dolorosa per chiunque la attraversi. Sì, certo, ci si fa una ragione come di altri eventi spiacevoli nella propria vita, ma rimane sempre forte il senso di mancanza. I quattro zampe confortano, riscaldano il cuore e l'anima nei momenti di tristezza, trasmettono dolcezza ma anche senso di libertà e indipendenza, insegnano, in un certo senso, ad amare la vita nella sua semplicità. E poco conta che non parlino, sanno esprimersi perfettamente. Gemma Galgani probabilmente è stata molto affezionata al suo amico peloso, visto che gli scrive ciao piripicchio ti amo. Qualche settimana fa, in occasione della giornata mondiale del gatto, la dama aveva condiviso anche un video con alcuni scatti del suo compagno a quattro zampe, un bellissimo micio con il pelo grigio, fiero ed elegante. I fan, inutile dirlo, hanno subito compreso il suo stato d'animo e l'hanno sostenuta e confortata. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Yeah.